Mercoledì 18 marzo, una cordiale buonasera, benvenuti a voi tutti e in onda con voi. La sicurezza sul lavoro è un tema molto molto importante, un tema che anche noi a partire da questa sera inizieremo a trattare in questa trasmissione. Attraverso che cosa? Attraverso una nuova rubrica dal titolo Occhio al cantiere. E diamo dunque il benvenuto al nostro ospite, il bentornato Paolo Vismara. Ciao, come stai innanzitutto? Buonasera, ciao, bene, grazie. Ricordo Paolo Vismara, imprenditore e formatore attento per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e sui cantieri. Paolo, iniziamo proprio da qui, dal concetto di formazione. Quanto è importante la formazione in questo ambito, in quello della sicurezza? La formazione è diventata sempre più importante, è sempre più importante soprattutto la formazione che si accompagna oltre alla teoria a una parte pratica, ed è il tipo di formazione di cui ci occupiamo noi principalmente, soprattutto su certe tipologie di mezzi. Quindi la formazione, devo dire, è sempre più diciamo così, è anche riconosciuta da parte dei datori di lavoro come elemento importante e complementare all'attività che svolgono poi i dipendenti. Quindi non è più vista solo come una necessità di soddisfazione di determinate norme, ma è visto anche per crescita personale, sviluppo delle persone, sviluppo di determinate competenze che portano non solo più sicurezza in cantiere, ma spesso anche più produttività, più efficienza. Ecco, hai detto la parola adesso, cantiere. Ma cos'è un cantiere dal punto di vista della sicurezza? Come lo definiresti? Premetto che non sono uno specialista della sicurezza, però di sicurezza ne parlo spesso, soprattutto quando mi occupo di formazione, perché è un aspetto che noi trattiamo in modo particolare e lo facciamo con persone che operano nei diversi ambiti, quindi nell'edilizia, nell'artigianato, nell'industria, ma anche nelle aziende pubbliche e parapubbliche. E questo fatto di parlare spesso di sicurezza, quindi di occuparci di come poi queste persone all'interno delle loro organizzazioni vivono, sentono la sicurezza e la organizzano, è un modo di conoscere tante diverse realtà, quindi la realtà dei cantieri, ma anche la realtà delle industrie. E ogni realtà è chiaramente diversa dall'altra. Ma quanti cantieri ci sono in Ticino? Li hai contati? Ma sono cifre disponibili? Si stima, non sono cifre disponibili, ma si stima che attualmente in cantiere ci siano tra i 1300 e i 1500 cantieri, quindi sono veramente tanti, dai piccoli ai grandi, con durate che possono essere dai piccoli cantieri che sono di pochi mesi fino a cantieri che magari durano più mesi. L'hai detto poc'anzi, tu sei uno specialista, l'azienda che rappresenti per quanto riguarda il sollevamento, no? Sì. Però qual è la tua opinione personale come punto di osservazione di cantiere, ne vedi molti, sulla sicurezza che vige nei cantieri? Allora, dalla tua esperienza personale, ben inteso. Ci sono delle percezioni e ci sono poi delle statistiche. Le statistiche, le ultime che sono state presentate dalla Società Svizzera degli Impresari e Costruttori, parlano di una diminuzione degli infortuni. Secondo me questo è solo un aspetto del problema, perché l'altro aspetto è che noi sappiamo che per ogni infortunio ci sono almeno 10 mancati infortuni. Quindi secondo me quello che si deve poi fare quando si esaminano gli aspetti della sicurezza è pensare non solo agli infortuni, certo, ma a tutti quelli che si potrebbero magari evitare con un certo tipo di comportamenti, con un certo tipo di approccio anche da parte delle aziende, e poi anche quell'aspetto importante che è quello della formazione, certo, l'abbiamo detto inizialmente. Ma quali sono gli incidenti più tipici? Allora, io posso parlare per quello che riguarda la nostra attività, che è l'attività di sollevamento, che è un'attività che però è molto comune, diciamo così, nei cantieri. Spesso la maggior parte degli incidenti sono dovuti a una carente pianificazione, a una mancata pianificazione del lavoro proprio come tale, come sollevamento. Ci sono poi tutta un'altra serie di motivi che possono essere collegati: utilizzo improprio di determinate attrezzature, attrezzature che non sono state controllate a dovere, e poi anche magari utilizzo di mezzi in modo improprio, diciamo così.
Ma hai parlato di controlli, no? Di controllare le attrezzature, ma c'è, ci sono, chi si occupa dei controlli in senso lato? Allora, se parliamo degli aspetti legati alla sicurezza, che se ne occupa in Svizzera, in Canton Ticino, è la SUVA. Mm-hmm. E qui bisogna però dire una cosa, che il nostro sistema, quello svizzero in generale, quello che poi noi applichiamo in Canton Ticino di riflesso, è un sistema che è molto basato sulla responsabilità individuale dell'imprenditore dell'azienda. L'imprenditore, quindi questo che sia un'azienda che lavora nel campo dell'artigianato, dell'edilizia o nel campo industriale, è responsabile in prima persona di salvaguardare l'incolumità, la sicurezza dei propri dipendenti, ma anche di dipendenti che poi entrano in qualche modo in contatto con la realtà aziendale, nell'industria che viene a fare dei lavori, in un cantiere, subappaltanti, gli artigiani. E questo fatto che c'è questa sorta di, diciamo così, responsabilità individuale in prima persona, ha creato un sistema nel nostro paese dove i controlli non sono così stringenti, dove non c'è un sistema che è basato su controlli capillari, su controlli quotidiani. Questo a differenza di altri paesi a noi vicini, dove i controlli sono strutturati in modo diverso, quindi ci sono molte più persone che si occupano dei controlli. In Canton Ticino le persone che si occupano dei controlli sulla sicurezza sono le persone che sono chiaramente poche, ecco. E questo magari sarebbe insomma un tema di discussione, ecco, bisognerebbe magari ampliare e avere magari altre persone con cui approfondire anche questa tematica. Probabilmente sì, si dovrebbe lavorare sui due aspetti, lavorare un pochettino su quelli che sono gli aspetti etici, la responsabilità individuale, che forse è la prima cosa da fare. E poi chiaramente lì dove non basta poi rafforzare questi aspetti, allora si può pensare di aumentare le persone che sono preposte ai controlli, sicuramente. Paolo, dall'antichità a oggi le tecniche predisposte, studiate, inventate per esempio come nel vostro campo sollevare, si sono evolute in maniera, penso, molto importante. Si è evoluta di pari passo anche la sicurezza annessa a questa arte. Allora, diciamo che la tecnica oggi ci aiuta più che nel passato, perché diciamo che gli strumenti di sollevamento moderni, che nel nostro caso sono poi, per esempio, per le cose, le autogru, sono dotate di sistemi informatici sempre più performanti, quindi con tantissimi sistemi di sicurezza in più rispetto al passato. Ma non dimentichiamoci che poi su queste su queste macchine ci sono delle persone, e quindi gli aspetti di pianificazione in questo ambito sono importantissimi. Non è che perché ci sono macchine più moderne, più performanti, che bisogna avere meno competenze, anzi sembra addirittura un paradosso, ma le competenze necessarie sono ancora maggiori rispetto al passato, perché questa tipologia di macchine diventa sempre più sofisticata, sempre più performante, quindi ti permette di fare molte più cose rispetto al passato, ma con un approccio diverso, quindi con più attenzione, con più competenza, con più formazione. Quindi anche i periodi di formazione del personale che poi opera su queste macchine sono diventati molto più lunghi, i periodi di familiarizzazione molto più lunghi, l'esame, la lettura dei manuali d'uso di queste macchine diventa sempre più complicata. Se noi pensiamo, per farti un esempio, che negli anni 70 un manuale operativo di questa macchina contava 30 pagine, oggi i manuali operativi non vengono più forniti su DVD, ma addirittura su chiavette, perché parliamo di 2 GB di materiale, quindi parliamo del corrispondente oggigiorno di 1500-2000 pagine di informazioni. Allora, noi avremo modo per dare, insomma, poi l'intenzione, soprattutto questa, consigli anche pratici nei prossimi appuntamenti con te, con questa rubrica. Però se è sempre vero che bisogna tenere gli occhi aperti in cantiere, c'è anche chi guarda il mondo con altri occhi, lo sai? No. Andremo adesso subito a conoscere un'altra ospite che ci parlerà di un progetto educativo. Mi accompagni? Certo. Andiamo a conoscerla. Diamo il benvenuto. Ciao, buonasera, buonasera. Isabella Lenzo Massei, ricordo responsabile della mediazione culturale dell'AC. Benvenuta. Grazie, buonasera. Buonasera a te. Allora, quest'anno in collaborazione con il Corriere del Ticino avete deciso di dare vita ad un progetto molto particolare. Ci spieghi di che cosa si tratta? Sì, è un progetto pilota che Lugano in Scena ha fatto con il Corriere del Ticino
per far riflettere i ragazzi delle scuole, in particolare i licei della regione di Lugano, su un tema. Ogni anno vorremmo farlo su un tema diverso. Il tema prende spunto da un tema proposto dalla stagione di Lugano in scena, dagli spettacoli, e quest'anno il tema è la memoria. A partire da questo tema i ragazzi lavoreranno per 4 mesi, hanno già lavorato finora, e alla fine vedranno lo spettacolo da cui prende spunto il tema, che si intitola Il Memorioso. Ecco, facciamo un passo indietro. Io ho detto poc'anzi guardare con altri occhi. Ecco, come nasce questo titolo, il titolo di questo progetto? Il titolo vuole dare l'idea, sul fatto che i ragazzi guardano il mondo con un occhio un po' diverso rispetto agli adulti. Dunque è l'idea di vedere un tema magari che tutti trattano, il tema della memoria storica, il tema della memoria anche fisica, fisiologica, ma con lo sguardo fresco, giovane di un ragazzo. Questo, ecco, è il nostro scopo. Paolo, scusa, approfitto, mi collego con quanto abbiamo detto poc'anzi, no? Abbiamo parlato di sicurezza, di formazione anche. Ecco, chi si forma in questo ambito? Sono soprattutto giovani? No, abbiamo sia giovani sia persone che sono già avanti con l'età, e spesso devo dire più facile con i giovani perché hanno meno comportamenti acquisiti e quindi le persone spesso con meno esperienza nell'utilizzo di determinate macchine sono quelle che hanno meno problemi a imparare le tecniche giuste per utilizzarli. E quanto è importante vedere anche lì con altri occhi, con l'esperienza di qualcun altro? Estremamente importante, io trovo. Soprattutto devo dire che spesso è anche uno scambio, un interscambio di informazioni tra i partecipanti ai corsi e chi i corsi li tiene, perché si impara anche tanto, perché vediamo veramente una moltitudine di professioni durante questi corsi. Quindi passiamo dall'artigiano, l'ingegnere che va a fare per esempio i controlli, all'elettricista o la persona che lavora all'interno della fabbrica. Isabella, parliamo del laboratorio teatrale. Che cosa si svolge precisamente? Aiutaci a capire, a entrare in questo... Sì, diciamo che il percorso è iniziato anche con degli appuntamenti, fra cui una conferenza tenuta dai registi, la regista dello spettacolo, seguita poi da un altro appuntamento sul tema della memoria. Il laboratorio teatrale era per pochi ragazzi, erano solo 16, in tutto sono 100 che partecipano al progetto. E in questo laboratorio per 2 giorni, un weekend intero, hanno lavorato sul tema del corpo come memoria. Dunque un laboratorio teatrale che attraverso il linguaggio teatrale è riuscito a far emergere dai ragazzi una loro memoria privata, ma anche una loro memoria legata alla socialità o al mondo esterno, attraverso degli esercizi anche solo di respirazione che si fanno nei laboratori teatrali, ma anche attraverso dei lavori anche pratici. Hanno sperimentato la pittura, hanno fatto dei giochi. Tu mi parlavi dei disegni che io non li ho, devo essere sincero, non li ho visti, ma li ho girati alla regia. Magari se li abbiamo disponibili possiamo anche vedere mentre ci spieghi. Sì, hanno realizzato, ma sull'input proprio di questo lavoro interiore fatto nel laboratorio teatrale, quello che era il loro approccio col tema della memoria. E in alcuni casi sono emersi proprio dei disegni che rivelano forse in profondità quello che provano i ragazzi durante questo periodo anche della loro adolescenza, che diciamo sono spesso... Cosa viene fuori? Adesso stiamo parlando, stiamo vedendo dei disegni. Diciamo che molti dei disegni lavori che abbiamo visto, essendo davvero un'istantanea del loro momento privato, sono spesso molto cupi. Ecco, probabilmente vedi. L'età, ecco, fa parte, insomma, crea anche un po' questa cupezza. In realtà poi dopo, durante il laboratorio, era un modo anche per esprimersi e per liberarsi anche da certi pensieri che la memoria poi fa venire in mente. Il tema della morte, la memoria è strettamente legata al passato e insomma a ciò che non c'è più, per cui ecco spesso questo tema compare. Come è stata accolta dai ragazzi? Ecco. Molto bene, abbiamo fatto questi incontri. E il primo incontro è stato appunto con la regista e l'interprete dello spettacolo sul tema dei giusti. Il tema dei giusti è il tema dello spettacolo. I giusti sono coloro che nei momenti tragici, soprattutto del XX secolo, dell'Olocausto, sono quelle persone che hanno anche rischiato la propria vita pur di salvare qualche vita umana in quei momenti. E lì li hanno molto toccati, perché lo spettacolo parla proprio di questo bene che all'interno dei momenti tragici fa comunque andare avanti le persone.
E lì loro si sono un po' aggrappati a questo bene, a questa luce nei momenti bui, dicendo che spesso gli viene presentato questo tema in modo tragico, come è giusto che sia, certo. Ma per loro è un po' distante, perché i giovani vedono la vita un po' dall'oggi al domani. Invece vedere questa positività all'interno di qualcosa di tragico li ha fatti avvicinare maggiormente al tema. E poi attraverso questo tema hanno potuto anche sviluppare altri temi. Paolo, cosa ne pensi di questo progetto, di questa iniziativa? Io trovo che spesso si hanno delle bellissime sorprese quando si lavora con i ragazzi, con i giovani. Vuol dire che noi, per esempio, abbiamo fatto diversi progetti, tra cui uno molto interessante qualche anno fa, che era la sicurezza intorno a noi con i bambini delle scuole medie, e lì era veramente emersa delle cose interessanti, piacevoli, e lì era l'approccio anche che spesso i bambini hanno verso questi mezzi, anche che sono dei mezzi che presentano anche dei rischi quando si è nei dintorni vicini. Ed era stato bellissimo, perché qui si era potuto fare un lavoro, tra l'altro anche con i docenti, dove avevano capito anche come funziona un mezzo pesante, quindi quali sono, per esempio, quelle zone dove l'autista non li vede, se sono dietro, se sono davanti, e così. Quindi trovo che veramente è un bel lavoro. Abbiamo fatto sia con i ragazzi, sia con i bambini delle medie. Isabella, il 30 marzo al Teatro Foce ci sarà proprio lo spettacolo, mi sembra da cui ha preso spunto il tema, no? di quest'anno, così ce ne parli? Esatto, appunto i ragazzi andranno a vederlo, e questo spettacolo è piuttosto un monologo in cui si parla di questo tema dei giusti della memoria, si riflette sul tema del bene e del male, e a seguito di questo spettacolo i ragazzi pubblicheranno sul Corriere del Ticino un inserto in cui racconteranno che cos'è la memoria per loro. Ogni classe avrà un tema diverso, e dunque anche i lettori, anche la popolazione potrà vedere gli esiti di questo progetto, dunque è un progetto abbastanza particolare. E appunto mi spiegavi che c'è anche un approccio giornalistico, nel senso che verranno aiutati anche a scrivere gli articoli, giusto? Sì, diciamo, la responsabile del settore culturale del Corriere del Ticino è andata nelle classi e ha spiegato come nasce una pagina di un giornale, quali sono le sezioni, cosa bisogna fare attenzione, e loro hanno seguito i consigli per realizzarlo. Allora, tornando alla rubrica di oggi, a proposito delle tecniche di sollevamento, anche il grande genio Leonardo da Vinci, insomma, ha scritto e studiato molto, no, sull'argomento. Ma perché? Perché parlo di Leonardo da Vinci? Perché vi ricordo che a partire dal 21 marzo e fino al 19 aprile sarà esposta a Palazzo Civico di Lugano il ritratto di una Sforza, anche conosciuto come La Bella Principessa, opera a lui questa attribuita. Noi sull'argomento evidentemente torneremo nei prossimi giorni. Intanto io ringrazio davvero molto Isabella Lenzo Massei e Paolo Vismara per essere stati nostri ospiti. Grazie mille. Grazie. E per quanto riguarda noi ci fermiamo qui. Io vi ringrazio naturalmente per averci seguito. Domani non ci siamo perché è la festa del papà, e io approfitto per fare tanti auguri a tutti i papà. Ciao, arrivederci e buona serata.